Lorenzo, impegno difficile quello di questa stagione, siete chiamati alla salvezza. Come sta andando in queste ultime giornate che c'è stato anche il cambio di guida tecnica? Ah, sicuramente è stato un cambiamento molto importante, in quanto Massimiliano è un tecnico che veniva da un percorso federale, quindi per noi è stato sicuramente qualcosa di molto positivo. I punti ancora non sono arrivati, ma si vede piano piano il bel gioco, tra virgolette il bel gioco. E speriamo che nelle prossime 8 riusciamo a farne almeno 24, che sarà il massimo dei punti. Già vi siete dati un obiettivo, una scaletta dei punti che potreste fare per la salvezza? Ma sicuramente ci sono delle partite più o meno facili e campi più o meno facili. Dobbiamo sicuramente sfruttare tutte le partite in casa che saranno importantissime, dove possiamo contare su tutti gli allenamenti che facciamo qua. E speriamo che arrivino i punti, sicuramente siamo molto fiduciosi tutti quanti. Che hai trovato alla Fenice come società rispetto magari ad altre realtà, una vicinanza magari della dirigenza, una competenza, una voglia di crescere negli anni? Ma vedo sicuramente molto impegno nel farsi vedere, essendo una società nuova è sempre difficile poi affermarsi nel Lazio, che ci sono molte società anche datate, quindi che hanno un percorso dietro, un bel curriculum. Ci stiamo provando noi a far risaltare il nome della Fenice, che sicuramente non è semplice visti i pochi punti che abbiamo. Ecco. Che campionato è in generale in Serie B rispetto magari ad altre stagioni? Un campionato difficile, un campionato che si sta ristrutturando? Sì, si sta ristrutturando, è un campionato dove vince chi si salva, quindi fondamentalmente chi fa raggiunge quel punteggio poi riuscirà a vincere il suo mini campionato, che è la salvezza appunto, quindi diciamo che ci sono squadre attrezzate anche per il prossimo anno e noi stiamo lavorando per combattere con queste armate. Senti Lorenzo, vi siete fatti una promessa magari con il nuovo coach o tra di voi, se ci salviamo facciamo questa cosa? Ma se ci salviamo potremmo tagliarci i capelli tutti come il mister, che purtroppo non ne ha molti, però vedremo, dai, speriamo bene. Massimiliano Giordani, da un mese allenatore della Fenice, che realtà hai trovato? Una realtà con grande voglia di fare, fermento, forse è la parola giusta, perché stare in un campo tipo questo, una casa così costruita solo per la pallavolo, con le attrezzature per la pallavolo di massima efficienza, significa che c'è serietà e voglia di fare qualcosa, quindi forse la parola più giusta è il fermento di voler far bene. Una società che insiste sul quadrante di Bufalotta, da una casa, questo è il primo passo, alla realtà del campo. E parlando di campo, che obiettivi insomma vi siete dati per questa stagione? Beh, la squadra, da quando sono venuto io comunque, ha la necessità di fare punti per provare a togliersi dalla zona rossa della classifica. E questo è un obiettivo grande, perché non è assolutamente facile per come le cose si erano messe e per come stanno continuando ad andare dal punto di vista dei risultati. Ma c'è stata una sferzata in questo mese, io trovo sempre qualche cosa in più ogni sera che vengo ad allenare, perché i ragazzi vogliono e pretendono da me qualche cosa in più, che significa che hanno voglia di ottenere il massimo. Hai cambiato qualche sistema di gioco, qualche ragazzo, vedi comunque delle migliorie, senza parlare comunque del passato, però giorno dopo giorno vedi un accrescimento dal punto di vista tattico, tecnico? Ma io non sono abituato a parlare del passato, nel senso parlo di quello che ho iniziato a fare io e di quello che penso debba essere la pallavolo che debbano giocare questi ragazzi. Sicuramente è una pallavolo indirizzata verso un sistema di gioco che è poi la pallavolo moderna, no? Quindi di individualismi messi dentro un sistema che poi li possa portare ad essere realmente protagonisti.
La crescita della Fenice passa inevitabilmente per l'allenatore. Hai sposato comunque un progetto, cioè l'obiettivo, quello primario, la salvezza. C'è un obiettivo magari più a lunga scadenza? Ma lo percepisco intorno a me, nel senso, noi ci siamo dati degli appuntamenti. Io come tecnico ho accettato la sfida di questo breve periodo e sicuramente a breve si parlerà anche di quello che potrà essere il lungo periodo. Però passa per l'allenatore, ti do ragione, ma come magari punto finale di un aspetto tecnico. Ma noi allenatori, senza una base solida, che è quella che io noto, nel senso, la voglia di diventare qualcosa in questa zona, che è una zona molto popolosa, e lo sposerò un progetto di questo tipo. Cioè, finché si parla di progetti a sé stanti con finalità minime agonistiche, per un allenatore che ha voglia di far bene, forse è qualcosa di poco. Quando si parla di progetti che sposano il discorso di prima squadra e anche quello di valorizzare l'aspetto sportivo di una zona così vasta, è sicuramente importante, quindi a me farebbe piacere. Lasciamo perdere per un attimo la società, la realtà che vivi quotidianamente, parliamo invece di campionato di Serie B. Rispetto agli ultimi anni è cresciuto, a livello tecnico, molte squadre di Roma e del Lazio ormai svolgono un campionato di Serie B2, è un po' come una volta l'interregionale. Come lo giudichi questo campionato di Serie B2? Beh, diciamo che questo girone oramai da 3 o 4 anni si connota con un aspetto regionale prevalentemente romano, della provincia di Roma, e l'extraterritorialità è data dalla Sardegna. Quindi ci confrontiamo in questo momento tra di noi e con qualche squadra sarda. E lo giudico come non paragonabile, perché è difficile sempre fare dei paragoni. I paragoni è giusto farli quando ci sono gli stessi artefici, gli stessi attori a confrontarsi nel corso degli anni. Sta cambiando abbastanza il panorama, perché già in questa squadra non c'è più un giocatore che è nato negli anni 80, sono tutti giocatori nati negli anni 90, ma è una cosa sempre più diffusa, per cui quelli che io personalmente, poi attraverso anche i centri federali, ho avuto il piacere di avere come bambini o ragazzini, in questo momento me li ritrovo come uomini, quindi sta cambiando in quel senso là, al di là del fatto che ci sia o no la regola degli over. Vedo sempre più diffusa la voglia di mettere qualcosa di nuovo all'interno dei propri sestetti, ma questo anche nel campionato di B1, questo è più prevalente. Presidente, il primo passo di una società è la propria casa. La Fenice se ne è dotata ormai diverso tempo. Lavoro duro e faticoso. Faticoso, però una grande soddisfazione, perché siamo riusciti a ottenere quello che io ritengo sia fondamentale per una società sportiva. Una casa dove far crescere ragazzi sportivi e tutto quello che poi deve girare intorno, l'attenzione, la tranquillità delle famiglie, perché mandano i ragazzi in un posto sano e soprattutto tranquillo. Si parlava che un ragazzo deve vivere in palestra a microfoni spenti, no? Come si vuol dire, dalle 3 fino alle 8, alle 9, questa è l'intenzione, insomma, vostra? Questa è la nostra intenzione, che poi si tramuta in 3 principi fondamentali che io sto cercando di trasmettere, che è il cuore, la passione e l'entusiasmo. Bisogna avere queste 3 cose per raggiungere risultati, per tranquillizzare, per dare fiducia ai ragazzi e dargli le possibilità soprattutto di esprimersi. Questo è fondamentale, quindi significa in qualche maniera farli stare in palestra come se stassero a casa, studiare in palestra, divertirsi, giocare e nello stesso tempo fare sport a tutti i livelli, chiaramente. Intendo dire, non miriamo soltanto all'eccellenza, ma lavoriamo per costruirla.
La pallavolo è passione e non solo, è qualcosa anche di più, va a livello proprio epidermico. Pallavolo in questo momento per questa società e per me che la rappresento è quello che mi prende di più, è quello che mi sta dando grandi soddisfazioni, soprattutto con la possibilità di sapere che qualcosa si può cambiare, cioè si può fare della nuova pallavolo, si può dare gli input giusti con l'esperienza che uno si porta dalle proprie attività e soprattutto si può dare, può nascere da questa esperienza la svolta. La svolta significa cercare di superare i steccati, tentare con persone che condividono delle sinergie per poi poter questa regione rappresentarla a livelli nazionali. So che ci sono degli step e dei mattoni ancora da mettere, no? L'impianto è il primo grande mattone, si è costruito per il futuro, però nel domani della Fenice c'è il settore giovanile, c'è del maschile, del femminile, cosa? Il domani prossimo, perché noi già stiamo lavorando per la prossima stagione, è sicuramente creare settore giovanile sia maschile che femminile. E chiaramente noi, il nostro obiettivo è puntare sul maschile, ma vogliamo nello stesso tempo, con accordi stabiliti che stiamo cercando di portare a chiudere, e unirsi a delle società che fanno da anni femminile per dare la possibilità alle nostre giovani atlete di comunque emergere e soprattutto di ben figurare. Questa è la cosa importante. Ai ragazzi della serie B2 che lottano per la salvezza, due parole le spendiamo. Ragazzi della serie B2, è un gruppo splendido, tutti giovani, ecco, questa è una cosa importante, tutti giovani, secondo me sono, danno a questa società una grande speranza e soprattutto stiamo cercando, dopo insomma un periodo un po' così, di tirare fuori l'entusiasmo che comunque ci differenzia, il cuore e la passione. L'ultima cosa che chiedo, in questa società ovviamente c'è investimento di tempo, di passione, di denaro, c'è un sogno nel cassetto? Ma il sogno nel cassetto, ma intanto piedi a terra, il sogno nel cassetto è portare in questa città una squadra ai vertici. Adesso non voglio andare oltre perché il cammino è arduo e faticoso e poi insomma è l'unire di una serie di cose, però insomma la voglia di crescere c'è, è quella che poi muove tutto insomma.